oggi abbiamo un ospite che dobbiamo fare. E allora, ragazzi, arriviamo subito al punto. Qui c'è una scatola misteriosa e oggi vi farò fare questo piccolo unboxing con dentro delle cosine che io ho ordinato nel tempo, poi le ho messe da parte, ve le ho nascoste e adesso che sono diventate un po', insomma, ve le faccio aprire. Anch'io! Stai buono, Merk. Non avere fretta, che adesso scopriamo tutto. Siete pronti a scoperchiare? Sì! Vai! Oh, che cosa si intravede? C'è una bustina. Cos'è? Lego duplo. Chiudiamo prima che sbircino troppo. Qualcosina. Apriamo la prima bustina. Sono dei Lego duplo. Oh, ma chi è il nonno? Abbiamo il nonno, poi un cubetto verde e dei sandwich. E questo è il primo. Scoperchiamo poco, infila la manina, Lissa. Vediamo cosa tiri fuori. Cos'è? Un pacchetto di Roblox. Wow, vai Daniel, tira fuori anche tu una cosa. Vediamo. Un altro. Questi li ho presi su AliExpress, mi sembra. Ci hanno messo un po' ad arrivare. Vediamo chi avete trovato. Wow! Chi è quello? È un tizio. Un tizio. Che tizio strano, con un cappello strano, con un domino in testa. Ok. Sì, questo qua ha un cappello super raro. Ah, esiste Roblox? Sì, ma guarda che tutti i vestiti che indossano i pupazzetti esistono. Vediamo. Un pirata! Un pirata? Guarda anche una cosa. Questo è il pupazzetto che ho trovato. Sì, vestito da pirata, bello anche quel cappello. Anche degli accessori. Il cannone. Oh, non è che è un'arma, no. O è una... Boh. Non lo so, dobbiamo andare a guardare su Roblox se c'è questo oggetto. Pronti a rimettere le manine? Vai, oh, anche Alissa. Okay. Vediamo. Un altro di Roblox. E tu? Anch'io. Vediamo. Allora, ho trovato una spada! Bella! E poi un cappello. Cosa sono? Capelli o un cappello? Capelli. Oddio, non ci credo, era quello che volevo trovare! Non wow. Ci credo! Ma chi è? Non so chi sia! Sì! Al Bloxy Award, non ci credo! Ma chi è? Lui si chiama... Non ci credo! Mamma, guarda il Dominus! Al Dominus, quello d'oro! Ok, ma è un personaggio importante. Okay. In realtà lo volevo un sacchettino perché aveva questo qua. Daniel, ti è rimasto un accesso. Anche lui ha una spada. Comunque, mamma, secondo me a lui gli sarebbe più bene questa spada perché qui è bello. Scusa, scusa Merk, ti puoi togliere? Sta parlando Alissa? Merk! Ok. Anche il cannone d'oro. Ma certo, dopo gli accessori li potete anche scambiare, Ecco. L'altro. Ok, eccolo. Bello, molto bello. Ok, ma ci sarà rimasto ancora qualcosa? Provate un po' a mettere le mani senza guardare. Tu Alissa stai guardando, non fare l'imbrogliona. Oh, cos'è quello? E cos'è quello? Però aspetta un attimo, quello di Alissa lo lascerei un attimino qui da parte perché voglio che lo aprite insieme. Guardiamo invece questo che ha preso Daniel, che era una sorpresina del McDonald's. Delle Polly Pocket. Vediamo un po' chi hai trovato. Una Polly sullo skateboard? No, è una Polly che ha dei pattini che vanno sul ghiaccio. Ah, ecco, però invece di muoversi i pattini si muove direttamente il ghiaccio, è bellissimo. Ok, e la mettiamo insieme agli altri, comunque è carina. Ma adesso voglio che aprite insieme questo. Intanto sentitelo da fuori, secondo voi cos'è? Ah, ma questa qua è solamente la plastica sopra. No, è una cosa di... è l'amuletto di Gravity Falls. Guarda una cosa. C'è questo simbolo qui, guarda. Questo è Bill Cipher. Sì. Tiratelo fuori. Che guarda, questo... Ma è un orologio! Sì, che poi se lo metti come collana te lo puoi portare sempre con te. E bellissimo. Poi si apre. Posso vederlo da vicino? Qui dentro c'è Bill Cipher, intorno tutti i simboli, quelli lì che poi noi sappiamo a cosa servono, ma non roviniamo la sorpresa a chi non ha ancora visto Gravity Falls. Anche fuori è così con la decorazione, ovviamente si chiude. E poi dietro c'è anche un'altra decorazione. E poi per aprirlo
si preme, ta-tan! E ovviamente ora lo dobbiamo impostare con l'ora giusta. Ti piace, Daniel? Mi piace un sacchissimo. Anche questo l'ho preso o su AliExpress o su Wish, non mi ricordo. Però comunque se trovo il link ve li metto in descrizione. Ok, pronti? Vabbè, tirate fuori, su. Un altro pupazzetto di Roblox! Yeah. Anche io! Sì, l'ho trovato! Ha uno skateboard e una mano con degli artigli, penso. Yeah. Vediamo lo skateboard. Bello! Ecco, così può andare a fare compagnia alla Polly e fanno le gare. Wow! Questo cappello è bellissimo! E anche una spada. Ha una letta qui. Sì. E guarda! La sua camminata fighissima. Ok, mettiamoli qui insieme agli altri. Abbiamo quasi finito. Vediamo un po' cos'è rimasto. Dai, togliamo pure il coperchio. Vai. Perché ci sono delle cose, dei gormiti. Vediamo chi trovate. Wow! Uno tutto argentato. E Daniel? Anche, però è diverso. Sì, sono diversi. Eccoli qua. Qua potete organizzare delle battaglie. Aspetta, ma questo come fa a tenersi in piedi? Che ha questa specie di... Piedi. Come non si tengono in piedi? No, guarda, c'è il modo. Ok, sono rimaste le ultime due cose, un altro gormito e uno del Mac. Questo è dei Beyblade, mi sembra, vedi che ha anche la trottola. Ho trovato un doppione per... Ah, un doppione, peccato. Andiamo a metterlo. Voglio vedere se funziona, Vediamo la trottola. Oh, funziona veramente! Non me l'aspettavo! Bella! È rotto durante il colpo, la voglio provare, Dani! Ok, vai! Poi se ne avevamo un'altra, potevate anche fare le gare! Ma senti! Mi vai a prendere i colpi! Ma ancora gira, anche se gli ha dato la beccata! È fortissima! Va bene, ragazzi, l'unboxing è finito. Vediamo tutto quello che avete trovato. Questi omini di Roblox, il nonno Lego che si sta mangiando già i panini, una Polly che va sui pattini, un orologio di Gravity Falls con Bill Cipher. Questo non vedo l'ora di regolarlo, vediamo se funziona. Poi due gormiti argentati e un Beyblade. Siete contenti di questo unboxing? Sì! Bene, bene. Sì, soprattutto questa trottola. Soprattutto quella trottola? Pensa che quella quando l'hai trovata al McDonald's non te la sei fidata proprio. Io l'ho messa lì per non so quanto tempo e adesso vedi? Adesso è diventata interessante. Va bene, ragazzi, per oggi il video finisce qui. Questo è stato il nostro unboxing misto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Aspettate, mi avete aspettato per i saluti, vero? Sì, ti abbiamo aspettato, certo. E quindi, ragazzi, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Non mi inviterete mai più nei vostri video, vero? No!